card, ho eliminato appunto NXT dalla card, dunque d'ora in poi ci concentreremo, ecco, esclusivamente solo su Raw e su SmackDown. E allora oggi appunto faremo un salto in quelle di Raw. Vi farò a breve vedere la card, anzi ve la faccio vedere subito, la card dell'evento di questa di quest'oggi, insomma. Quindi, ragazzi, mettiamo il volume del gioco perché è giusto che anche voi, insomma, sentiate cosa succede, insomma, durante ovviamente il gameplay e il gioco in generale. E passiamo alla schermata di gioco. Eccoci qua. Come vedete, ragazzi, vedete lì in bella mostra la nostra Alexa Bliss, perché farà parte del main event di oggi. Come vedete, ragazzi, qua è sparito NXT, abbiamo solo SmackDown e Raw. Ci concentriamo, insomma, solo sul main roster. Ovviamente le superstar di NXT che ovviamente fanno parte ora del main roster, come mi viene in mente ad esempio Toni Storm, come mi viene in mente ad esempio Finn Balor, ovviamente saranno draftate, fatemi passare il termine, in quelle di SmackDown. Purtroppo, ovviamente, sapete che gente come Karrion Kross nel gioco non c'è. Allora, ovviamente, Raw per certi versi subirà, diciamo così, delle direi zero modifiche, francamente. Gli unici che sono draftabili, ecco, tra virgolette, nel main roster sono, come abbiamo detto, Toni Storm e Finn Balor. Ovviamente sappiamo che esempio gente come Shotzi Blackheart, come Tegan Nox, vabbè, anche loro draftate nella realtà in quel di SmackDown, qua nel gioco purtroppo non ce li abbiamo da fare una cosa del genere. So, ragazzi, che voi adesso mi potete dire, ecco, basta creare i personaggi o comunque scaricarli anche dalla community online. È vero, si possono fare, si possono creare i vari personaggi. Quindi, ad esempio, possiamo eventualmente creare Karrion Kross, creare, non lo so, appunto Shotzi Blackheart, Tegan Nox e che più ne ha più ne mette. Il problema è che c'è un problema, insomma, di fondo in tutto questo. Io ho notato che utilizzando, ecco, diciamo, i personaggi, almeno io ho notato io, poi non so, magari se voi avete lo stesso problema, fatemelo sapere eventualmente, appunto, se voi avete lo stesso. Scusate, ragazzi. Ok, chiedo venia, chiedo venia. E stavo dicendo, non so se voi ragazzi magari avete lo stesso problema o meno, magari sì, magari no, non lo so, devo essere sincero. Sta di fatto che io ho notato riscontrare questo tipo di problema. Due punti: quando si usano, ecco, i personaggi, diciamo così, creati, quando si usano i personaggi creati, devo dire che francamente si bugga il gioco. Mi è capitato più e più volte che mi si buggasse il match e quindi mi si, non lo so, esempio, fermasse il match e mi buttasse fuori dal gioco e tutte queste cose, ecco, diciamo. In modo, ecco, per certi versi, da non farti progredire durante il match o durante comunque il gioco in generale. Quindi la mia paura è che, perché visto che mi è capitato più e più volte, devo dire la verità, la mia paura è proprio quella di usare un personaggio creato e ovviamente mandare al diavolo, fatemi passare il termine, ovviamente tutto lo show e quindi poi doverlo farò da capo. Francamente mi girerebbero un po' le palle, devo dire la verità, ecco, insomma. Tra l'altro è un esempio, ecco, io ho creato un esempio, un ring attire nuovo, ecco, esempio per Io Shirai, visto che Io Shirai, insomma, qua in questo gioco, insomma, è vecchio stampo, ecco, diciamo. Allora io l'ho creato, ne ho creato un nuovo per lei e mi dà problemi, infatti non lo utilizzo mai. Non lo utilizzo mai perché, infatti, quando lo utilizzo mi si bugga il gioco, devo dire la verità. E allora, francamente, non volendo, ecco, rischiare, devo dire la verità, di intoppare, diciamo, di inciampare, insomma, in problemi del genere durante la live. Quindi poi eventualmente, non so, arriviamo, faccio un esempio, al main event, c'è, butto nomi, Alexa Bliss contro Tegan Nox, so che non, una di loro non dismetterà, ma faccio l'esempio. Quindi abbiamo già fatto tutto lo show, arriviamo al main event e al main event mi si blocca il gioco, perché c'è Tegan che è creata e francamente poi bisogna rifare tutta la card da capo. E francamente mi girano un po' le palle, anche perché poi bisogna stare lì a fare tutti i risultati da capo e chi più ne ha più ne mette. Ripeto, mi girano un po' le palle, devo dire la verità. Allora, per non, per non
diciamo così, inciampare, ecco, tra virgolette, per non cadere in questi problemi. Francamente, resto con le superstar create, diciamo così, originalmente dal gioco, e va bene così, e va bene così. Dunque, detto questo, chiudiamo la parentesi, quindi NXT lo abbiamo cancellato e andiamo avanti solamente con il main roster, Raw e SmackDown. Andiamo avanti, quindi adesso ora occupiamoci di Raw. Occupiamoci di Raw che inizia con una autopromozione di Bobby Lashley. Poi andiamo avanti, abbiamo Asuka, che è la contendente, la number one contenders al titolo di Raw, detenuto da, attualmente da Rhea Ripley, Asuka con Charlotte Flair. Poi andiamo avanti, abbiamo un promo di The Miz, un promo di The Miz. Qua abbiamo Ricochet e Mustafa Ali con Drew Gulak e Akira Tozawa. Diciamo che si mescolano, ecco, un po' le rivalità. Sappiamo che Ricochet, insomma, sta cercando, ecco, diciamo, insomma, di possedere, sì, dai, diciamo di possedere il titolo degli Stati Uniti, detenuto da Drew Gulak, che però ha già respinto il primo assalto di Ricochet. Vedremo se Ricochet ne merita altri di match titolati, già cominciando da questa notte, questa sera, quest'oggi. Insomma, fate voi, andiamo avanti. Abbiamo un match single, un single match, un match normale, Jinder Mahal contro Kid Lee, niente di che, però vediamo se chi di loro si metterà in mostra. Poi abbiamo un triple threat, ed ecco insomma il titolo della live, ecco, che si va insomma a riversare sul programma di oggi. Io abbiamo il primo triple threat della serata, Randy Orton contro Eric contro Gran Metalik. Il secondo sono gli altri tag team partner, cioè Matt Riddle, ovviamente qua chiamiamolo ancora Matt Riddle, come solo Riddle, ovviamente al giorno d'oggi è solo Riddle, Ivar e Lince Dorado. Ok, questi sono i due triple threat, quindi ecco il titolo che si riflette appunto sul programma della giornata. Abbiamo Sheamus che vuole promare. Poi abbiamo un 2 contro 2, da una parte Shayna Baszler e Nia Jax, da una parte Dana Brooke e Mandy Rose. È vero che Natalya e Tamina, ora come ora, sono in rivalità con Carmella e Zelina Vega, quindi dovranno difendere i titoli a breve contro di loro. Vi dico già nella prossima puntata di SmackDown, ecco, ve lo dico già. Quindi vabbè, dopo infatti vi dirò una cosa importante per i prossimi due show, sia di Raw che di SmackDown, ma ne parliamo a breve. Dunque, detto questo, stavo, come stavo dicendo, 2 contro 2, quindi ovviamente si possono mettere in mostra aspettando il risultato di Zelina Vega e Carmella contro Natalya e Tamina. Andiamo avanti, abbiamo Cedric Alexander, come ha lasciato Benjamin, che sapete che da alcune settimane stanno facendo coppia contro Humberto Carrillo. Beh, match abbastanza, come dire, abbastanza normale, ecco, niente di che. Andiamo avanti, abbiamo dei pezzi grossi qua, un 3 contro 3, da una parte McIntyre normale, un Six Man Tornado Tag, quindi insomma, si vince al primo schienamento, però tutti dentro il ring e Tornado, quindi non ci sono regole per certi versi di tag, quindi tutti dentro e chi se ne frega. 3 contro 3, da una parte i face insomma, del roster di Raw, Drew McIntyre, Kofi Kingston e Jeff Hardy, dall'altra Jay Styles, Bobby Lashley e Mike Misanin, The Miz. Abbiamo un promo di Asuka e poi il main event è Alexa Bliss contro Rhea Ripley. Il titolo non è in palio perché vi ricordo che la contendente numero uno al titolo è Asuka, però ovviamente vediamo chi vince e se eventualmente Alexa dovrebbe vincere, allora potrebbe anche in futuro prendersi un match titolato. Vediamo, vediamo, vediamo. Tanto ragazzi, io direi quindi di avviare lo show e di non perdere altro tempo. Andiamo ragazzi. Questa è la card di quest'oggi per quanto riguarda Raw. Ora, mentre ci sarà il promo, ecco, del nostro Bobby Lashley, che ovviamente io non vi leggerò, perché lo ripeto, io momentaneamente sto a non leggervi i promo. Se poi ovviamente li volete, volete che vi li lega, fatemelo sapere ovviamente sempre in chat e allora ve lo dirò, ma ve lo leggerò, scusate, ma fino a che voi non mi direte niente, allora io francamente non li leggerò. Intanto qua ci sono i classici fuochi di artificio per celebrare insomma l'inizio di puntata, come sempre fa la WWE. Siamo a Tulsa in Oklahoma e niente, ok, andiamo con il promo di Bobby Lashley. Eccolo qua, Lashley che deve parlare, vediamo cosa ci avrà
da raccontare il nostro Bobby Lashley. Andiamo ragazzi, andiamo, 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 facciamo caricare, possiamo, quando possiamo avviare, io mi bevo un boccio d'acqua, ma non prima di aver avviato il tutto, devo dire la verità, e possiamo accettare, quindi avviamo, avviamo, e io mi faccio il classico boccetto d'acqua, poi vi dico due cose di servizio, ecco, insomma, vi accenno qualcosa. Buono, buono, buono davvero, devo dire che serviva, serviva, serviva. Allora, mentre appunto c'è il promo di Bobby Lashley, che io come sempre non vi eleggo, perché lo ripeto, se volete fatemelo sapere in chat, altrimenti io fino a che non mi dite niente non vi, ripeto, leggo niente. Fino a che, ricordiamoci, dato che Lashley comunque è il contendente numero uno al titolo di tenuta del Gestice, settimana, insomma, nella scorsa puntata di Raw, Lashley aveva battuto, aveva battuto, come si chiama, Drew McIntyre, scusatemi, ero un lapsus mio, non mi veniva in mente, ecco, diciamo il nome di Drew McIntyre, non mi veniva fuori Drew McIntyre. Allora, Lashley appunto aveva battuto Drew McIntyre in un Last Man Standing match, dunque Lashley a breve avrà un match titolato, quando? Allora, questa è la prima, diciamo così, comunicazione di servizio. Quando ce l'avrà? Ce l'avrà nella prossima puntata di Raw, sì signori, perché le prossime puntate di SmackDown e di Raw, ovviamente, quindi la prossima puntata di SmackDown che andrà in onda venerdì, se tutto ovviamente va bene, poi ovviamente ragazzi, in caso contrario ovviamente vi rimando sempre a seguirmi sui social per restare aggiornati con le mie varie, come posso dire, cambi di programmazioni, insomma vicissitudini che più ne avrete mette, ma noi restiamo a venerdì. La prossima puntata di SmackDown dovrebbe andare in onda venerdì, quindi dopodomani, e in quella puntata, quindi comunque nelle prossime puntate di SmackDown e di Raw, ci sarà, diciamo così, insomma, ci saranno tutti i titoli in palio, quindi già ve lo dico, quindi mi raccomando ragazzi, non mancate, perché ci potrebbero essere dei cambi, insomma, all'orizzonte, ecco, quindi per favore non mancate ragazzi, perché è davvero davvero davvero, ci sarà tanta carne al fuoco, quindi non potete mancare, non potete mancare, perché tutti i titoli, sia di SmackDown che di Raw, quindi ripeto, nella prossima puntata di SmackDown, che sarà venerdì, mentre la prossima puntata di Raw sarà lunedì prossimo, due episodi davvero speciali, quindi l'episodio 18 e 19 saranno davvero 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 speciali, perché lo ripeto ragazzi, tutti i titoli dei rispettivi roster verranno messi in palio, dunque delle puntate davvero galattiche che potrebbero ovviamente cambiare le sorti dei vari roster WWE. Quindi questo è quanto, quindi questa è la prima, diciamo così, annotazione, ecco. Poi dato Lashley, vabbè, si è fatto il figo, fatemi passare il termine, passiamo oltre. Quindi come stavo dicendo, questa ragazzi è la prima annotazione da tener conto, quindi ripeto ragazzi, mi raccomando, non perdetevi le prossime puntate di Raw e di SmackDown, o meglio di SmackDown e di Raw, quindi l'episodio 18 e 19, perché se ne vedranno davvero davvero delle belle, ripeto, tutti i titoli saranno in palio, tutti i campioni metteranno in palio i propri titoli, quindi ragazzi attenzione, perché davvero possono cambiare davvero tante cose. Intanto qua abbiamo un match, diciamo così, amichevole per certi versi tra Charlotte e Asuka, e nel main event poi invece combatterà la campionessa contro Alexa Bliss. Tornando a noi ragazzi, volevo anche comunicarvi un'altra cosa. State attenti ragazzi, in giornata, ecco tra virgolette, alle mie Instagram story, perché appunto in giornata posterò un sondaggio, quindi insomma in pomeriggio, ecco, diciamo tardo pomeriggio, verso le 5, insomma 5 e mezza, 6, insomma quell'ora lì, quindi tardo pomeriggio posterò una storia, posterò un sondaggio su Instagram ragazzi, e dove vi farò partecipe di quello che succederà domani in live. Sarà un sondaggio dunque dedicato alla live di domani mattina, che
se tutto va bene, andrà in onda verso le 10, 10:30, poi vi farò sapere con precisione. Detto questo, quindi ragazzi, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, tenete d'occhio il mio profilo Instagram, se non mi seguite fatelo, potete farlo qua in chat, fate punto esclamativo social, vi farò fuori un link che vi porterà ovviamente sulla mia pagina Instagram, dunque poi potete seguirmi liberamente. Detto questo, mi raccomando, appunto, fatelo perché è davvero importante, quindi mi raccomando ragazzi, ci tengo davvero tanto. Mi raccomando, quindi votate, partecipate al sondaggio che vi metterò, ripeto, nelle mie Instagram story nel pomeriggio verso, ripeto, 5-6, insomma, verso quell'orario lì. Quindi tenete d'occhio, ecco, insomma, la mia pagina, le mie stories, ecco, tra virgolette, perché, ripeto, metterò un sondaggio dedicato alla live di domani. Quindi mi raccomando ragazzi, non perdetevi il sondaggio perché è importante, appunto, per la live di domani. Non vi svelo oltre, tra virgolette, vi rimando appunto a oggi. Mi raccomando, ripeto, andate su Instagram oggi pomeriggio e votate, 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 che in questa maniera, insomma, quello che voi voterete si ripercuoterà ovviamente sulla live di domani mattina. Quindi mi raccomando ragazzi, mi raccomando. Tanto ragazzi, vabbè, qua Charlotte Flair, insomma, sta facendo per certi versi il suo, insomma, sta mettendo le cose in chiaro, sta ricordando onestamente alla nostra Asuka che è, insomma, chi è la regina, ecco, tra virgolette. Tra l'altro, a proposito di Asuka, a proposito di Asuka, attenzione, qua viene buttata fuori. Attenzione, ragazzi, che il match è un single match, quindi ci sono squalifiche, conteggi fuori e cose varie. Dunque, attenzione ai vari conteggi fuori che sappiamo essere molto, molto frequenti all'interno di questo gioco. Tanto arriva una DDT di fuori, insomma, sul pavimento fuori. Charlotte la riporta su Asuka. Quindi, momentaneamente è scongiurato il countout, però. Stiamo sempre attenti, stiamo sempre attenti. Allora, per quanto riguarda Asuka, ecco, volevo dirvi. Attenzione qua, attenzione qua, arriva l'Asuka Lock. Attenzione un attimo, ragazzi, mi fermo un attimo, poi torniamo a parlare di Asuka. Non vorrei vedere, cioè, voglio vedere se cede o meno. No, non cede Charlotte, ne esce, ne esce. Ne esce. Proprio schienamento, attenzione, ragazzi, potrebbe essere le fasi finali del gioco, quindi del match, scusate, quindi. Ne esce, Charlotte si salva, Charlotte si salva. Allora, tornando al discorso di Asuka, ecco, come magari lo sapete, ecco, però io devo dire che l'ho scoperto ieri. Voglio essere onesto con voi, l'ho scoperto ieri sui social, tramite Instagram, francamente, tramite Twitter, perdonatemi, non Instagram, tramite Twitter e tramite appunto una foto pubblicata da Asuka. Allora, Asuka, appunto, come sapete, come vedete, come vi sarete sicuramente accorti, è da qualche tempo, insomma, che non la vediamo in quel di Raw. E allora, magari anche voi, come me, per certi versi, credo, vi starete chiedendo che fine abbia fatto la ragazza. È fortunata. La ragazza è infortunata, ha un braccio rotto, ha un braccio quindi scusate, al collo, come si dice in gergo. La ragazza dunque è infortunata, la ragazza è appunto infortunata e si è rotta il braccio, da quello che ho capito io, a Money in the Bank, durante il Money in the Bank Ladder Match. Dunque la ragazza attualmente fuori, appunto, per colpa di un infortunio. La WWE francamente ci aveva detto niente, ecco, devo essere sincero, non ci ha avvisato per nulla la ragazza. Allora attenzione che qua Charlotte potrebbe andare a vincere il match. Sì, onestamente lo vince Charlotte. Va a vincere il match, sconfigge dunque la contendente numero uno al titolo e quindi Charlotte si porta avanti, sconfigge la contendente numero uno al titolo. Vediamo alla fine cosa succede con Alexa Bliss, perché anche se Alexa Bliss doveva tenere a Ripley, direi che francamente sono cazzi sia per Asuka che per la campionessa, diciamoci le cose come stanno. Andiamo avanti, quindi Charlotte si mette in moto, sconfigge Asuka e va bene così. Eccola qua, la regina del ring. Per quanto riguarda appunto Asuka, continuando il nostro discorso, ripeto, Asuka comunque è infortunata. Dunque niente, insomma, la ragazza è infortunata, starà quindi ferma, insomma, per un po'. E non lo so ovviamente quando possiamo rivederla o meno, è chiaro che
dovrà guarire insomma prima al braccio, dovrà guarire ovviamente prima al braccio. Dunque, auguriamo ad Asuka i migliori insomma auspici, auguri insomma di pronta guarigione e speriamo insomma di rivederla presto in quel di Raw. Possiamo andare avanti? Sì, direi di sì. Perfetto, ragazzi, perfetto. Poi abbiamo un promo di The Miz. Io anche qua, ragazzi, non ve lo leggo, come sapete, non ripeto, non leggo i promo, non so le annoiarvi a leggere i promo, però se volete in chat me lo potete far sapere, che sia chiaro, se volete che ve li legga fatemelo sapere e ve li leggerò. Peccato, devo dire che questi promo non siano comunque fatti in lingua, cioè nel senso con l'audio, non dico l'italiano per l'amor di Dio, però almeno, e ripeto, almeno in, non lo so, almeno in, almeno in lingua inglese, insomma, con le loro voci, avrebbero potuto fare in modo che le varie superstar, The Miz, chi volete voi, Alexa Bliss, insomma, Charlotte, avrebbero, per certi versi, insomma, come dire, avrebbero, non lo so, eventualmente doppiato, ecco, insomma, i loro alter ego all'interno del gioco in modo da dargli le voci originali. Non credo, non capisco, ecco, perché non l'abbiano fatto, non l'abbiano fatto, non lo so. Speriamo che insomma, la speranza è quella, insomma, quella che WWE, insomma, 2K22 sia di tutt'altro avviso, sia di tutt'altro avviso, sia ovviamente di tutt'altra fattura. Speriamo, speriamo, speriamo in bene. Detto quello, ragazzi, che dire, ragazzi, non so chi di voi, ecco, tra virgolette, abbia visto l'ultima puntata di Raw. Un'ultima puntata di Raw che è stata per certi versi definita schizofrenica. Abbiamo visto delle varie cose, tutt'altro, della settimana scorsa. Non lo so, devo dire che, boh, non lo so, devo dire che non capisco francamente la WWE come ragioni, ecco, dico la verità. Per quanto riguarda la visione femminile, Charlotte aveva avuto diciamo, un tête-à-tête con Alexa Bliss, poi tutto cancellato, l'hanno mandata questa settimana contro Nia Jax. Intanto ho visto che una notizia, ragazzi, devo dire la verità, ho visto che una notizia riguardante Alexa Bliss, però non l'ho letta, devo dire la verità, secondo cui il signor McMahon avrebbe scelto di escludere Alexa Bliss come dire, dallo show. Non lo so, insomma, le andiamo a leggere insieme, devo dire la verità, potremmo anche andare a leggerla insieme. Potremmo anche andare a leggerla insieme, potremmo anche andare a leggerla insieme eventualmente, magari al termine come dire, della puntata, insomma, di Raw, magari facciamo un salto sul web a leggerla insieme, ecco, tra virgolette. Però, lo ripeto, insomma, se volete, ovviamente, se vi fa piacere, io lo faccio volentieri, non c'è problema. Detto quello, però, devo dire che, ripeto, una puntata di Raw alquanto schizofrenica. Io devo dire che non l'ho vista, sono sincero, non ho avuto il tempo ancora di guardarla, però non lo so. Non lo so, ragazzi, non lo so. Devo dire, ripeto, una puntata di Raw che, francamente, scusate, ragazzi, mi è arrivata una notifica da cellulare, un po' come sempre. Devo dire, quindi, una puntata di Raw, francamente, che, ripeto, lascia sempre un po' perplesso, ecco, diciamo così. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non so cosa dire, devo dire la verità, non so cosa dire. È un peccato perché, a mio avviso, comunque i show, i roster, è meglio dire i roster della WWE, hanno comunque, secondo me, alcuni wrestler talentuosi. Come è vero, ragazzi, è vero che voi adesso mi potete dire ne hanno licenziati tanti ultimamente, e avete ragione, niente da dire. Hanno licenziato anche gente grossa, cioè, insomma, di nomi grossi come Braun Strowman, come Bray Wyatt, le iconiche, niente da dire, ci mancherebbe. Io sono contro, devo dire la verità, questi licenziamenti, perché appunto sono nomi che potevano rimanere, dovevano rimanere in federazione. Però devo dire comunque che alcuni lottatori, diciamo così, alcuni buoni lottatori ci sono comunque ancora, come esempio Ricochet, Drew McIntyre eventualmente,
insomma, chi volete voi, ecco, diciamo, ci sono un buon lottatore, abbiamo visto chi lì, comunque secondo me si è costruito bene, potrebbe fare il suo. Il problema è proprio questo, la WWE francamente, non lo so, mi è schizofrenica, ripeto, costruisce le puntate, insomma, così, costruisce le puntate, insomma, così, in maniera alquanto strana, ecco, devo dire la verità, in maniera, devo dire, alquanto strana, e non lo so. Non lo so, non lo so, ragazzi, non lo so, non lo so. E non lo so, ripeto, io ad esempio ho visto questa. Ho visto anche una notizia, ecco, una news, un rumors su Spazio Wrestling, ecco, tra virgolette, dove si dice che il signor McMahon abbia strappato più volte, insomma, il copione della puntata di Raw perché non era soddisfatto, insomma, della stesura, appunto, della puntata dell'episodio. Poi però, io, scusate, ho visto che. Francamente, io da quello che vedo, ho visto che è venuta fuori, diciamo, una grandissima puntata di merda. Senza offesa, ragazzi, però io ho visto quello, ecco, insomma, anche gli ascolti all'altro non sono stati quelli dei migliori, sono comunque scesi rispetto alla settimana scorsa. Dunque, non lo so, non lo so. Io penso che, ripeto, un po' più di cervello, un po' più migliore, potrebbe davvero portare Raw, cambiare Raw, insomma, da così a così, a mio avviso. Però, purtroppo questo booking non c'è, non so per quale motivo, francamente, succeda questo, non lo so, non lo so. Devo dire che non ne ho la più pallida idea, non lo so, ragazzi, non lo so, non lo so, non lo so. Da una parte SmackDown è bucato meglio, però è anche vero che anche SmackDown, secondo me, magari qualche bucata migliore ci potrebbe essere. Mi viene in mente esempio di Morgan che si vede, insomma, una volta all'anno, non lo so, non lo so, ripeto, secondo me, SmackDown è bucato decisamente meglio di Raw, però devo dire che tutta la WWE, secondo me, con un booking migliore, secondo me servirebbe solo quello, ecco, devo dire la verità, con un booking migliore potrebbe davvero, diciamo così, insomma, dirla sua, ecco, sono sincero. Tanto qua The Miz, insomma, vince, diciamo così, la rissa da bar, fatemi un po' passare il termine, insomma, da pub, con Jeff Hardy, si affronteranno più avanti in quel 3 contro 3 che abbiamo visto prima. Qua, ragazzi, c'è un tag team match tra Ricochet e Ali, contro Drew Gulak e Akira Tozawa. Vuoi che Tozawa purtroppo non lo vede perché sono in mezzo io con il faccione, ma lo vedrete tra poco sul ring. Eccolo qua, ragazzi. Qui ci incrociano un po' le varie rivalità perché Drew McIntyre. Sì, buonanotte, Drew McIntyre. Che cosa, Drew McIntyre? Drew Gulak, insomma, deve difendersi, insomma, dagli assalti di Ricochet. Un Ricochet che sappiamo vuole conquistare, insomma, il titolo degli Stati Uniti. E io, al contrario della vera WWE, Ricochet lo uso, aggiungo io. Ciao, WWE. Ciao, scusate ragazzi, ma ci voleva. E io, al contrario, ripeto, della WWE, Ricochet lo uso, e lo uso non da jobber, ma da, insomma, mid-carter per il titolo degli Stati Uniti, aggiungo io, perché Ricochet dovrebbe essere usato così. La WWE purtroppo non lo usa così, allora lo uso io. Ora lo uso io. Ciao, Vince McMahon, ciao. Se vuoi prendere appunti, io sono qua. Ecco, tanto per. No, si scherza, però da una parte un po' di verità c'è, a mio avviso. Non è cattiveria, ma un po' di verità c'è. Detto questo, come stavo dicendo, abbiamo delle verità incrociate. Drew Gulak che deve difendersi, insomma, dall'assalto di Ricochet. Un Drew Gulak che sinceramente sta facendo davvero davvero molto molto bene, devo dire la verità, sta facendo benissimo come campione degli Stati Uniti, chi l'avrebbe mai detto. E intanto dall'altra parte abbiamo Ali, Mustafa Ali, che sta avendo nelle ultime settimane, diciamo così, degli dissapori con Akira Tozawa. E allora qua abbiamo delle rivalità, insomma, incrociate. Da una parte Ricochet Ali, dall'altra parte Drugula che Akira Tozawa. Bellissima powerbomb, bellissima gut wrench, sit out powerbomb del nostro Ricochet. Io quando vedo Ricochet, ragazzi, devo dire che mi piange il cuore. È uno dei miei lottatori preferiti in assoluto, e devo dire che vederlo utilizzato in questa maniera dalla WWE mi fa davvero piangere il cuore. Io lo ricordo, insomma, quando lottavo in New Japan Pro Wrestling, davvero, insomma, nelle varie indie, insomma,
Devo dire francamente, ragazzi, che devo, ripeto, mi piange il cuore vederlo utilizzato in questa maniera. Qui Ricochet prova a salire. Vincono Ricochet lì, ragazzi. Vittoria un po' così, devo dire la verità. Vittoria un po' così, però sta di fatto che Ricochet lì vincono il match. Andiamo avanti tranquillamente, senza problemi, insomma. Andiamo avanti dritti e spediti al prossimo match. Dunque Ricochet per certi versi vince, insomma, in una maniera un po', come dire, un po', come posso dire, un po' non chiara, ecco, non chiara, non cristallina, però vabbè, direi che con questa vittoria si è comunque guadagnato la possibilità di lottare contro Drew Gulak per il titolo degli Stati Uniti, match che avverrà nella prossima puntata di Raw. Dunque, ragazzi, mi raccomando, non perdetevi, ripeto, le prossime due puntate di SmackDown e di Raw, gli episodi 18 e 19 del nostro universo, perché se ne vedranno delle belle. Ripeto, saranno puntate dedicate alle difese dei titoli. Tutti i titoli verranno difesi e dunque mi raccomando, non mancate. SmackDown, che ripeto, andrà in onda, scusate, venerdì. Tanto, ragazzi, vabbè, io vado avanti. SmackDown, ripeto, che andrà in onda venerdì, quindi venerdì andrà in onda, ripeto, scusate, scusate, ragazzi, andrà in onda venerdì, ripeto, prossimo, insomma, tra 2 giorni, insomma, dopodomani, e mentre lunedì prossimo andrà in onda l'episodio 19 dell'universo WWE dedicato, ripeto, a Raw. Dunque, mi raccomando, ragazzi, non perdetevi le prossime puntate. So che l'ho detto già tante tante volte, poi non capisco per quale motivo intanto saltiamo la scena, non lo so, io come sapete le sigle, le entrate le taglio sempre, non capisco per quale motivo, devo dire la verità, questa volta le entrate non le hanno tagliate. Vabbè, questo è il bello, insomma, di WWE 2K20. Va da solo, a vita propria, fa quello che vuole lui. Questo gioco fa quello che vuole lui. Tanto stavo dicendo, ragazzi, quindi so che l'ho già detto tante tante volte, ma lo ripeterò più e più volte durante questa puntata, perché lo ripeto, le prossime puntate, l'episodio 18 e 19 del nostro universo saranno importantissime, perché lo ripeto, vedranno tutte le difese dei titoli, quindi ci potrebbero essere nuovi campioni barra nuove campionesse. Quindi, ragazze e ragazzi, ripeto, non perdetevi i prossimi due episodi, che andranno rispettivamente in onda per quanto riguarda SmackDown venerdì e per quanto riguarda Raw lunedì prossimo. Domani, invece, domani, come ho già detto in precedenza, sarete voi, per certi versi, a scegliere cosa succederà nella live di domani mattina. Come? Semplicemente andando su Instagram e votando quello che posterò nella mia Instagram Story. La posterò oggi pomeriggio verso all'incirca verso tardo pomeriggio, verso le 5, insomma, giù di lì. Quindi mi raccomando, ragazzi, non perdetevi quella story e votate, 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 perché sarete voi, ripeto, a decidere cosa succederà domani in live. Tanto qua ci sono i classici conteggi fuori. Io devo dire, ragazzi, che io devo tirar via i conteggi fuori, perché francamente i team match finiscono così, devo dire la verità. Loro vanno fuori a picchiarsi e poi c'è conteggio fuori. Questa volta tornano dentro, perché devo dire che, non so, non dico il 90, però il 70% dei match finisce per conteggio fuori, perché non lo so, ragazzi, non lo so. Qua arriva uno standing moonsault fatto anche abbastanza male, cioè nel senso l'animazione, che sia chiaro, non che l'ha fatto abbastanza male che lì, dico l'animazione devo dire che è fatta abbastanza male, devo dire la verità. Tanto, ragazzi, mi stanno arrivando notifiche da TikTok
di nuovi follower, quindi grazie in live, ve lo dico in live ragazzi, so che magari non mi state seguendo qui in live, ma ve lo dico qua in live ragazzi, grazie, 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 i nuovi follower, a chi sta lasciando proprio in questo momento dei follower, insomma dei follow, scusate, dei follow su TikTok, grazie ragazzi a chi mi sta seguendo su TikTok, ho visto delle notifiche da cellulare, sono arrivati nuovi like, nuovi follow riguardanti TikTok, quindi grazie ragazzi, grazie a tutti quelli che mi stanno seguendo e a chi non l'ha ancora fatto, ragazzi seguitemi anche su TikTok, mi raccomando, potete farlo qua su in chat, fate punto esclamativo social, trovate il link che vi riporterà ai miei social, quindi Instagram, Twitter, TikTok e chi più ne ha più ne mette, chi più ne ha più ne mette. Altrimenti potete trovarmi comunque sui social, dovunque volete voi, digitando il mio nome, Kirito CN87, e non sbaglierete più, e non sbaglierete più. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, qua c'è una powerbomb di Killy. Sì, powerbomb diretta di Killy. Lo rialza, lo rialza. Jemal schifo tutto, Snammer, calcione sulla schiena. Lo rialza. Flatliner, sì. Flatliner, sì, l'avevo letta giusta, devo dire la verità. Vediamo se Mal riesce a strappare una sua, una, come dire, una vittoria, ecco, tra virgolette. Proprio qui, ragazzi, Mal qui da solo e da solo, perché non sono presenti i Shanky e Vir, purtroppo non sono presenti nel gioco, comunque Mal non può avere alleati, ecco, tra virgolette, vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione. Che lì che fa? È che lì è stordito, non può fare niente, allora Mal prima si crogiola sul paletto e poi suplex dall'esterno all'interno del ring. Qua forse arriva una crank, non lo so, non vedo, devo dire la verità, c'è davanti Mal, quindi non ho visto la presa davanti, non so se voi l'avete vista, ma io non sono riuscito a notarla. Qua arriva un elbow drop, provo lo schienamento, io credo che sia troppo presto, 1, 2, solo 1, solo 1, chi lì c'è, chi lì c'è, chi lì c'è, chi lì c'è, chi lì c'è. Super kick. Un forearm. Lo rialza. Niente, niente. Chi lì dice di no. Belly to belly suplex over the head con rilascio. Interessante, interessante. Lo riporto al centro, poi lo schienamento. Sì. Match, devo dire la verità, molto combattuto, non me l'aspettavo, sono sincero, non me l'aspettavo, non perché non sono buon lottatore, vabbè, in verità, Mal, oddio, che lì comunque si arrangia, secondo me, sul ring, insomma, anche per la sua stazza fa cose abbastanza anche importanti, ecco, appunto, per la sua stazza, come, non so, moonsault e cose varie, che diciamo non sono sicuramente facili da fare per un uomo insomma della sua stazza, però devo dire comunque che non mi aspettavo un match così combattuto, e invece è ben combattuto, devo dire la verità. Schienamenti, vari near force, complimenti sia a Mal che a Kid Lee, niente da dire. Ovviamente ragazzi, chi vincerà questo match ovviamente in futuro non è detto che non potrebbe entrare nel giro titolato, ad esempio, degli Stati Uniti, ecco, tra virgolette, perché è vero ora che settimana prossima, cioè nel prossimo episodio di Raw, Ricochet difenderà il titolo, o meglio, Ricochet, no, Ricochet, come si chiama? Drugula, ragazzi, Drugula, scusate, lapsus, il mio classico lapsus, Drugula quindi difenderà il titolo contro Ricochet, però è anche vero che ho trovato questa cosa qua in tasca, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. È un leghino per i capelli, l'ho trovato in tasca, era da giorni che non lo vedevo, ora l'ho ritrovato. Ma a parte questo, che non c'entra niente con quello che stavamo dicendo. Allora, stavo dicendo dunque che appunto un Ricochet che proverà l'assalto. Attenzione ragazzi, che qua 1, 2, 3 esce. Un Ricochet che proverà l'assalto a Drugula, però attenzione, perché se Drugula dovrebbe ancora una volta battere Ricochet, beh, allora Jinder Mahal che lì potrebbero anche, cioè il vincitore di questo match potrebbe anche dire qualcosa, ecco, andare a chiamare, diciamo così, personalmente Drugulak. Quindi stiamo attenti ragazzi, qua tanto arriva una Gutbuster con doppia ginocchiata, insomma, con ginocchia unite, provo lo schienamento, mi sa che Mal va a vincere, 1,
2. No, Kid Lee dice di no. Kid Lee dice di no. Pensando che Mal però ha la finisher. La chiama, eccola là. La chiama. Credo che sia passata. Credo che ora che lì possa andare a casa. 1, 2, 3. Jinder Mahal, signori. Quindi Jinder Mahal eventualmente potrebbe anche insomma dire chiedere qualcosa, aspettando ovviamente Ricochet contro Drew Gulak. Dovrei aspettare ovviamente prima quello. Ovviamente attenzione, che qua potrebbe essere anche nata una rivalità tra di loro. Kid Lee potrebbe rivolere insomma un rematch, quindi attenzione che anche se Mahal ha vinto potrebbe non essere finita tra di loro. Andiamo avanti, dritti spediti al prossimo match. Devo dire che stiamo andando avanti abbastanza veloci. Ecco, arriviamo al primo triple threat della giornata. Come abbiamo detto, appunto, dicono che il 3 sia il numero perfetto, stando al titolo della live di questa mattina. Triple threat tra il primo dei due triple threat che ci saranno questa, appunto, in questo episodio di Raw, Randy Orton contro Eric contro Gran Metalik. Ovviamente l'altro triputello vedremo dopo, e vabbè, vi lascio immaginare a voi quale sia. E vabbè, l'avete già visto e ve lo dico io, ovviamente Riddle contro Ivar contro Lince Dorado, insomma gli altri tre componenti dei team. Attenzione ragazzi, vediamo chi passa. Se ovviamente dovrebbe passare Randy Orton, ovviamente Randy Orton vabbè, metterebbe anche un po' per certi versi i puntini sulle i, ecco, insomma, verso i suoi avversari, verso i contendenti ai titoli di coppia. Ricordiamoci che Orton e Rido sono campioni di coppia, l'hanno appena vinto in qualche puntata fa insomma di Raw, se vi ricordate, nel main event. È proprio in un triple threat, un tag team triple threat contro proprio Eric e Ivar, cioè i Viking Raiders e Lucha House Party. E niente, insomma, se Orton comunque vince per certi versi, insomma, mette i punti lì proprio sui suoi avversari. Se invece ovviamente saranno Eric o Gran Metalik a vincere, beh, allora insomma, logicamente potrebbero portarsi avanti nella lista di contendenti a Orton e Riddle. Stessa cosa vale per l'eventuale vittoria più avanti, in puntata, o meglio dopo di questo, nel lato tipo 3. Anche lì ovviamente abbiamo Riddle, abbiamo Ivar e abbiamo Lince Dorado, quindi anche lì ovviamente bisognerà vedere chi vince o meno. Beh, qua scappano tutti fuori. Cosa ragazzi, che il tipo 3 è un tipo 3 normale, ma ovviamente non ci sono ovviamente squalifiche barra conteggi fuori nei vari triple threat, quindi ovviamente qua il vincitore deve essere per forza uno e deve essere per forza, aggiungo io, per forza decretato tramite schienamento barra sottomissione. Non si può scappare, non si può prendere scorciatoie, ecco, diciamo, con squalifiche, conteggi fuori e via dicendo. Mi raccomando ragazzi, restate con me che al termine che il main event della puntata è un main event per certi versi galattico, perché ci sarà Alexa Bliss contro la campionessa di Raw, Rhea Ripley. Il titolo non sarà in palio, però come abbiamo visto prima, Charlotte ha sconfitto la number one contenders al titolo di Raw, cioè Asuka. Dunque se anche Alexa Bliss dovrebbe battere la campionessa, ovviamente cambierebbero gli scenari per la prossima puntata di Raw, che ricordo, Rhea Ripley dovrà difendere il titolo, ma contro chi? Questa è la domanda, perché è vero che i campioni verranno, dovranno mettere in palio il titolo, ma contro chi li metteranno? Questa è la vera domanda, per certi versi, che ovviamente noi andremo a scoprire oggi in questa puntata di Raw. Per quanto riguarda Raw, a SmackDown invece l'abbiamo già scoperto nella scorsa puntata, cioè la puntata di lunedì, ecco, tra virgolette. E ovviamente, insomma, se avete visto quella puntata sapete, esempio, che nella divisione femminile è tornata sì Becky Lynch, però Sasha Banks nel main event in un handicap match, perché era un 3 contro 3 in verità
a eliminazione da una parte Bayley, Becky e Sasha, dall'altra Bianca, che è l'attuale campionessa di SmackDown, Liv Morgan e Naomi si contendevano, insomma, in questo match, questo 3 contro 3 a eliminazione. Eravamo arrivati a un 3 contro 1 perché il team face, insomma, il team di Bianca aveva eliminato Becky e Bayley, Sasha era rimasta da sola, ma Sasha ha fatto il miracolo, lo sapete, insomma, potete vedere anche la clip, del miracolo di Sasha sui miei social, TikTok e Instagram, oltre che ovviamente qua su Twitch. E c'è stato appunto questo miracolo di Sasha che in questo 3-1, in questo handicap match, è riuscita a battere tutte. Ha schienato prima Naomi, poi Liv Morgan e poi Bianca Belair. Dunque, miracolo di Sasha dunque, che vincendo questo match è ovvio che avrà una possibilità titolata nella prossima puntata di SmackDown. Quindi, ragazzi, siete insomma fan di Sasha o fan di Bianca? Aspettatevi il grande match nella prossima puntata di SmackDown, che vi ricordo andrà in onda venerdì mattina verso 10:10:30, insomma, l'orario è sempre quello. Dunque, restate ovviamente sintonizzati tramite social, seguitemi, ripeto, su Instagram, su TikTok e vi discorrendo su Instagram per rimanere in contatto con me e per sapere quando vado in live o meno. Mi potete trovare anche su Twitter. Potete trovarmi insomma un po' da tutte le parti e vi ricordo ragazzi che se volete chiacchierare insomma con me anche fuori insomma da Twitch, dalle live di Twitch, potete farlo seguendomi sui social. Ovviamente io vi rispondo un po' da tutte le parti, ecco. Se volete c'è Discord, se volete ho anche un canale Discord, se volete potete entrare insomma e come dire, insomma, pararmi sul lito, mandarmi le cose, fate quello che volete voi, insomma, però ovviamente potete farlo anche su Twitter, su Instagram, su TikTok, io vi rispondo un po' da tutte le parti, ragazzi, cerco sempre di rispondere a tutti, se posso, volentieri, ci mancherebbe altro, se posso rispondo a tutti, non c'è problema. Proprio l'altro giorno su Instagram un ragazzo, ecco, tanto per dire, ecco, insomma, farvi un esempio, mi aveva chiesto se dove si potevano vedere, ecco, diciamo così, gli episodi di Raw e di SmackDown. E, insomma, ovviamente gli ho insomma, consigliato ovviamente Discovery Plus. Ovviamente se si vuole spendere qualcosa. Se invece non si vuole fare l'abbonamento, si vuole vedere la WWE gratis, allora lo si può fare su D-Max al canale 52, ovviamente del digitale terrestre, insomma, canale 52 D-Max. Raw e SmackDown vanno in onda con qualche giorno di ritardo, però a lunedì sera alle 11, 11 e un quarto per quanto riguarda Raw, a martedì sera sempre per quell'ora per quanto riguarda SmackDown, e ripeto, vanno in onda con qualche giorno di ritardo, però ovviamente si vedono gratis. Se invece si vuole vedere le dirette e si vuole vedere quindi la programmazione WWE in contemporanea, insomma, con la messa in onda USA, allora si può ovviamente abbonarsi, si può abbonare a Discovery Plus, sono insomma pochi euro al mese, se non erro sono 3 euro al mese, roba giù di lì, 3-4 euro al mese giù di lì. Io devo dire che mi sono fatto l'abbonamento annuale. L'abbonamento annuale è 40 euro all'anno, dunque insomma 40 euro all'anno sono davvero davvero pochi, e insomma 40 euro per 40 euro all'anno, secondo me è consigliabile farsi l'abbonamento in modo da avere le puntate di Raw e di SmackDown live e anche tra l'altro on demand, quindi le si può vedere poi quando si vuole. Dunque insomma, l'unica pecca, ecco, diciamo, è che le puntate, diciamo così, fatemi passare il termine, in diretta, ecco, tra virgolette, on demand, sì, Eric va a vincere il match. È interessante perché Eric si qualifica, insomma, mette le cose in chiaro dicendo Orton, voglio il tuo titolo. Non schiena Orton, però è interessante vedere che Eric va a vincere il match. Attenzione ora a Ivar, perché se anche Ivar dovrebbe vincere il match, io direi che la settimana prossima Orton e Rido dovranno difendere contro i Viking Raiders. Vediamo un po' cosa succede, vediamo. Hanno assolutamente bisogno di una vittoria e ovviamente Lince Dorado e Gran Metalik. Se non vincono, neanche dopo sono fuori dai titoli loro, io quello ve lo dico.
Quindi se vogliono un match titolato devono assolutamente vincere dopo. Vediamo cosa succede, ragazzi, vediamo cosa succede. Andiamo avanti. Stavo comunque dicendo quindi che secondo me per 40 euro all'anno, secondo me vale la pena abbonarsi a Discovery Plus in modo da avere la programmazione WWE in diretta e on demand, quindi poi la si può vedere quando si vuole ed è comodo quello secondo me, perché sapete che insomma o c'è il lavoro, o c'è la scuola, o questo o quell'altro, ovviamente insomma uno, il tempo è quello che è, diciamocelo in faccia, allora insomma è on demand, la si può vedere quando si vuole, secondo me questa è una cosa molto molto carina, molto consigliabile, ecco, tra virgolette, un po' come si fanno sugli altri insomma siti di streaming, ecco, diciamo come Netflix, Disney Plus e chi più ne ha più ne mette. Tra l'altro, ragazzi, mi sono fatto Disney Plus, tra l'altro non so come non ve ne fregherà un cazzo, ma mi sono fatto Disney Plus e ho iniziato a vedermi Mandalorian, mi sono visto una puntata, carino, devo dire che è carino, ovviamente non ho ancora visto Sasha perché vabbè era la prima puntata, dunque Sasha arriverà poi, no, diciamo, però carino, mi è piaciuto. Detto questo, tornando al nostro discorso, ripeto, a mio avviso comunque consigliabile farsi Disney Plus, ma no, Discovery Plus, in modo da avere la programmazione da WWE on demand e in diretta quando si vuole. Ripeto, 40 euro all'anno sono a mio avviso abbastanza pochi, ecco, secondo me. Però, ripeto, se non si vuole ovviamente spendere qualcosa, allora D-Max la dà gratis con qualche ritardo, di ritardo di qualche giorno. Ecco, l'unica pecca, se vogliamo andare, ecco, tra virgolette, della programmazione on demand è che le puntate sia in diretta che appunto on demand, quindi sono in lingua originale, dunque sono ovviamente in inglese. Se non masticate l'inglese, che ovviamente volete aspettare, ecco, diciamo, volete il commento in italiano di Michele Posa e Luca Franchini, allora dovete ovviamente aspettare D-Max e le puntate, diciamo così, in ritardo, se mi fate passare il termine. Detto questo, insomma, poi fate voi. Io che ovviamente l'inglese lo devo dirvi che lo mastico abbastanza, non sono madrelingua, però mi arrangio. Ovviamente io lo guardo, appunto, io guardo le puntate in lingua originale, perché intanto non ho problemi a capire cosa dicono i lottatori, ecco, devo dirvi la verità. Anzi, dovete sapere che Raw e SmackDown, ma anche NXT, insomma, il show WWE li guardo insieme, ecco, tra virgolette, a mia mamma e anche a mio fratello, però ovviamente li guardo insieme a mia mamma e a mio fratello, e vabbè, anche mio fratello sa l'inglese, dunque lui non ha bisogno di aiuti, ma mia mamma sì, allora sono io a tradurre insomma i lottatori, i promo, ecco, dei lottatori a mia mamma, certo, in concomitanza, ecco, insomma, con quello che succede in TV, ecco, fatemi passare il termine. Dunque, come vedete, io non ho problemi, ecco, con l'inglese. Se provo ce l'avete, ovviamente, allora è consigliabile aspettare le puntate in italiano di Luca Franchini e Michele Posa. Detto questo, però, potrebbe essere anche una buona scusa, ecco, diciamo, quella di guardare le puntate in lingua originale per allenarsi con la lingua inglese, perché no, insomma, fa sempre bene secondo me allenarsi con la lingua inglese, direi, perché no, perché. Detto quello, poi vabbè, ovviamente è a vostro appannaggio fare quello che più vi aggrada, ovviamente non sono io sicuramente a dovervi dire cosa fare o no, ci mancherebbe altro. Detto quello, ripeto, ragazzi, se comunque volete farmi domande, cose varie sulla programmazione WWE, sulla WWE in generale, sul WWE Network o anche comunque altro che non riguarda la WWE ma riguarda tutt'altro, ovviamente anche riguardante, non so, esempio la mia vita, cioè per certi versi, non so, faccio l'esempio oggi cosa hai mangiato, eventualmente che macchina hai, facciamo questo esempio, ecco, potete farlo tranquillamente sui social, basta che mi seguite, ripeto, sui social, TikTok, Instagram, Twitter, insomma dove volete voi, e eventualmente insomma io poi rispondo a tutti, se posso rispondo a tutti, perché no. Detto questo, ragazzi, torniamo a noi, qua abbiamo un altro triple threat, Lince Dorado è costretto insomma a vincere, qua arriva il moonsault su Riddle, proprio lo schienamento, vale fuori, 1,
2 e non va a vincere, però l'Inter ha bisogno del la vittoria e quello che sta, ha più da perdere, bisogna dirlo, perché diciamocelo, Ivar Eric ha vinto prima, quindi per certi versi Ivar è un po' abbastanza anche già, insomma, come posso dire, c'ha abbastanza, insomma, è abbastanza coperto, ecco, fatemi passare il termine, perché ovviamente, vabbè, Eric ha guadagnato una possibilità titolata per tutti e due. Qua arriva intanto la Broderi, che mi sa che doveva vincere. Uno, due e tre. Ne esce Ivar, ne esce. Vabbè, Riddle e Orta sono campioni, quindi non hanno nulla da perdere in questo match, a parte dimostrare, insomma, la loro forza. E Alice Dorado ha bisogno di una vittoria. Se Alice Dorado vince, allora anche loro, anche i Lucio Sparti possono ricevere una possibilità titolata. Se altrimenti perdono, allora ovviamente settimana prossima sarà Archebrew contro Viking Raiders. Vediamo cosa succede, se l'Ince Dorado riuscirà, insomma, a fare il miracolo. Tanto io, ragazzi, come sempre, mi bevo un goccettino d'acqua. Ecco qua. Oh, non male, signore. Non male, tra l'altro, figata, tra l'altro, pirulettina alla finale, tanto per concludere il tutto. Questa qua è una clip, questa qua è una clip sicura. Questa è sicuramente una clip da condividere, tra l'altro, anche sui social. Poco, ma sicuro. Una Sunset Bomb con avvitamento incorporato. Bello, bello. Match combattuto, forse più di quell'altro, devo dire la verità. Più di quell'altro, forse, devo dire la verità. Ricordo, ragazzi, che qua il vincitore deve essere per forza decretato tramite schienamento. Non si può, insomma, vincere in altra maniera. O meno, no, sì, in realtà si può vincere tramite sottomissione, anche che sia chiaro, però ovviamente, o sottomissione o schienamento, comunque il punto è quello. Non si può ovviamente contare sulle squalifiche barra i conteggi fuori. Dunque, vediamo, ragazzi, vediamo. E qui c'è un paio, c'è un paio. C'è un paio tanto, diciamoci le cose come stanno, perché stiamo vedendo, insomma, quello che succederà per la prossima puntata, ragazzi. Qua Riddle lo mette a terra, bellissima Jujigatame, che però non va a buon fine grazie al Rope Break. Un po' di strong style, insomma, per il nostro carissimo Riddle. Qua arriva una STO. Qua allora Ivar forse va di powerbomb. Ma non gli va. Attenzione, ragazzi, che qua l'Ince Dorado. Arriva però Riddle a liberare il tutto. Allora lo tira su. Cos'è sta roba? Yura. Oh no, lo lancia poi davanti. Interessante, devo dire la verità. Qui però l'Ince Dorado va fuori. Attenzione qua, Eric. Scusate, Ivar va a mettere il punto fine sul match, mi sa, ragazzi. Addomina stretch, decide di farlo cedere. Attenzione che potrebbe cedere davvero, attenzione. Attenzione, Ivar. Ne esce Riddle. Pensavo che poteva cedere, devo dire la verità. Ora qui cosa succede? Lo alza Fireman. Non male. Non male. Bro to sleep, se non erro. Bro to sleep. Provo lo schienamento, ma l'Ince Dorado sta tornando. Sì, è già su. Io credo che l'Ince ora lo liberi. Infatti. Non ho sbagliato. Giù. Giù a terra. Attenzione a Eric, allora, a Ivar, scusate. Attenzione a Ivar, Vaglia, l'Ince Dorado potrebbe chiudere il match. Attenzione, l'Ince. Perde tempo. Perde tempo. No. Niente, nulla. Cutter. No, una stunner. Springboard stunner. Attenzione, uno. Due. È finita. Oh, l'Ince Dorado. L'Ince Dorado, ragazzi. L'Ince Dorado.
Vince Dorado cosa ha fatto? Devo dire la verità, cosa ha fatto? Perché va a conquistarsi un match titolato anche lui, quindi proprio diciamocelo in faccia. Quindi vincono da una parte i Viking Raiders, da una parte i Lucha House Party, perdono dunque i nostri campioni di coppia, hanno diciamocelo in faccia, sempre perso. Dunque vediamo nella prossima puntata di Raw chi uscirà col titolo. Vi ricordo ovviamente che ci sarà probabilmente una triple threat tra ovviamente i Lucha House Party, i Viking Raiders e gli Archie Bro. Questo sarà quello che succederà nella prossima puntata di Raw. Probabilmente questo è. Andiamo avanti. Eccoci qua. Allora, signori, vediamo un po' adesso cosa ci aspetta. C'è un promo di Sheamus. Ok, allora andiamo a vedere cosa avrà da dire Sheamus. Andiamo a vedere cosa avrà da dire Sheamus. Quando ovviamente il gioco caricherà. Accettiamo. Eccolo qua. In versione The Bart, tra l'altro, perché lui ha le mutande, diciamo così, ha il costume, ecco, tra l'altro, personalizzato The Bar. Quello è. Lui quindi non ha paura di... Insomma, parte bene, lui è un piacere, è un vero uomo, quindi lui è un vero uomo rispetto agli altri. Ok, se lo dice lui. Sì, credo di sì, credo anch'io. La mia bisogna dire l'evoluzione, sì, credo di sì, francamente. Posso concordare con lui, ma tant'è. Tant'è, quello è. Ok. The belief is strong. Ok. Ah. L'ha comprato lui, attenzione. Lui quindi ha comprato la il ring, ha comprato la WWE, secondo. Tutto suo, ragazzi, tutto suo. Acquistata lui. Posso guardare col signor Michael Cole che dice che è solamente un bullo. E vediamo, insomma, se nelle prossime settimane Sheamus riuscirà, insomma, a collocarsi come contendente a qualche titolo. C'è in giro tanta concorrenza, ragazzi. Niente da dire. And that does it. Bella questa. Mi avete detto preparate le chiappe, sto arrivando. Bella questa. Preparate le chiappe che sto arrivando. Eh sì, quindi insomma, tenetevi pronti che lui sta arrivando, quindi a calci nel culo. Detto proprio così, senza mezzi termini. Vabbè, questo è quanto. Quindi un Sheamus bellicoso che, insomma, dichiara guerra un po' a tutto lo spogliatoio. Vediamo nelle prossime settimane dove arriverà il nostro guerriero celtico. Vediamo. Andiamo avanti, ovviamente. Credo che ci sia qualche match. Sì, abbiamo un 2 contro 2. Abbiamo da una parte Shayna Baszler e Nia Jax. Dall'altra abbiamo Dana Brooke e Mandy Rose. So, ragazzi, che Mandy Rose, sapete che ora è scesa, insomma, giù a NXT. Ora parliamo brevemente di Mandy, devo dire la verità. E comunque ovviamente c'è la sua stima. Io la tengo qua in coppia con Dana, anche per avere qualche coppia in più, e anche perché NXT, come sapete, io qui non lo porterò più. E voglio appunto parlare di Mandy, che secondo me è stato un grave errore da parte. Fatemi sapere voi in chat cosa ne pensate, ragazzi. A mio avviso è stato un grande errore, un grave errore separare Mandy da Dana e mandare Mandy giù ad NXT. Io non so se voi avete visto la puntata di questa notte, ecco, di NXT. Se non l'avete vista,
Attenzione allo spoiler perché ora ovviamente vi spoilererò quello che è successo. Dunque, attenzione allo spoiler, al massimo mutate un attimo la live perché si va a spoiler, ragazzi. Da una parte sapete che si parla sempre di WWE corrente, ecco, se capite quello che intendo. Dunque, gli spoiler nelle mie live ci possono essere, ci possono essere. E parlando appunto di Mandy Rose, Mandy Rose questa notte in quel DNSD è andata contro, ha combattuto contro Sarray. Ovviamente la ragazza è accompagnata da Gigi Dolin e Jessie Jane. Però il match, io non so, devo dire se è stato bello o meno, non l'ho visto. Sta di fatto che la ragazza comunque poi evita, penso che scuola per conteggio fuori, perché durante appunto durante il match la nostra Sarray ha colpito con un drop in pieno volto Mandy Rose. Mandy Rose allora si è lamentata per certi versi che gli hanno toccato il suo money maker, chiamiamolo così, come lo chiamava qualche anno fa The Miz. Attenzione ragazzi che qua c'ho una notifica da cellulare. Per quanto riguarda Mandy Rose, Mandy Rose quindi che si va contare fuori. Abbiamo capito quindi insomma da una parte che questa che ora è nata una specie di stable, ecco, se mi fate passare il termine, tra Mandy Rose, Gigi Dolin e Jessie Jane, però non lo so, non lo so, io devo dire che la preferivo in squadra, ecco, tra virgolette, con Dana Brooke. Io la preferivo in squadra con Dana Brooke. A me la squadra tra loro due non mi faceva schifo, devo dire la verità, era secondo me è una squadra anche abbastanza simpatica, ecco, devo dire la verità. Ovvio, su Ring, Mandy e Dana sono abbastanza limitate, devo dire la verità, però, boh, non lo so. È anche vero che, insomma, diciamocelo, ragazzi, le squadre, fatemi passare il termine, insomma, i team in quel del main roster non è che sono poi tanti, eh. E allora io, da una parte, mi chiedo perché eventualmente non lasciare appunto Mandy e Dana in coppia nel main roster, perché mandare Mandy a NXT, non lo so. Anche perché, ripeto, insomma, da una parte le squadre nel main roster quante sono? Cioè, alla fine, non lo so, chi abbiamo? Shotzi e Tegan, abbiamo le campionesse di coppia attuali, cioè Tamina e Natalya, poi boh. Io francamente non me ne ricordo altre, non lo so voi ragazzi, ma io non me ne ricordo altre, non me ne ricordo altri signori, quindi non lo so, non lo so, non lo so, io penso che avrebbero potuto rimanere anche nel main roster a far coppia, ecco, a mio avviso, tra l'altro, a mio sempre avviso, i titoli di coppia di NXT femminili, ovviamente si parla, detenuti ora da Zoe Stark e Io Shirai, sono a mio avviso un flop, non lo so come la pensate voi, ma sono a mio avviso un flop, a mio avviso un flop, e diciamolo, insomma, le campionesse non combattono mai, non difendono mai, non hanno contendenti al titolo, anche perché le coppie che ci sono in giro ad NXT sono veramente due di numero. Abbiamo perso ad esempio la coppia Raquel Gonzalez e Dakota Kai, abbiamo perso la coppia Tegan Nox, buonanotte, e Shotzi Blackheart e Ember Moon. Diciamo, abbiamo perso, se vuoi andare, la coppia del Rob e Stone Brandon, cioè Aaliyah e Jessica Mia. Jessica Mia ora che per certi versi fa coppia, fatemi passare il termine, con Frankie Monet, ma da una parte continua a giocare come se non ci fosse un domani. Basta vedere appunto l'ultima puntata del vestito che ha giocato, ha perso in davvero pochissimi minuti contro la campionessa Raquel Gonzalez. Si è formato questo team tra Gigi Dolin, appunto Mandy Rose e Jessie Jane, però francamente non lo so dove si possa andare a parare. Chiaro che Zoe Stark e Io Shirai difenderanno prossimamente i titoli contro Casey Catanzaro e Kayden Carter, però non lo so, devo dire la verità. Io avrei davvero fatto a meno, insomma, di questi titoli. A mio avviso si poteva
fare come si era fatto qualche tempo fa, fino a qualche tempo fa, perdonatemi, dove i titoli di coppia del main roster appunto venivano anche eventualmente spostati ogni tanto e difesi giù ad NXT, come infatti avevano fatto esempio l'anno scorso, mi ricordo quando c'erano campionesse, quando c'erano campionesse esempio le Golden Role Models, cioè Bayley e Sasha Banks, mi ricordo averle viste scendere in quelle di NXT ad affrontare esempio Tegan Nox e Shotzi Blackheart, ecco, tanto per fare un esempio, avevano fatto in precedenza anche le Kabuki Warriors, cioè Kairi Sane e Asuka, quando i tempi erano appunto campionesse di coppia. Dunque, ripeto, a mio avviso si poteva benissimo continuare così. Vitale hanno fatto anche diciamo così, poco tempo fa avevano fatto anche Shayna Baszler e Nia Jax, ecco, tanto per dirti, scendere ad NXT come campionessa di coppia e difendere il titolo lì contro le varie lottatrici di NXT. A mio avviso, ripeto, secondo me NXT non aveva bisogno di titoli di coppia femminili, anche perché insomma i team sono quelli che sono. Non lo so, ragazzi, non lo so. Scelte della WWE, a mio avviso, sempre abbastanza incomprensibili. Qua si rischia di finire per conteggio fuori, un po' come sempre, aggiungo io, però Dana Brooke stavolta decide di no, anche se io qua la vedo male, vi devo dire la verità, anche perché poi non ho capito perché quando sono fuori poi le superstar non schivano più nessun colpo, nessuna manovra, nessuna mossa, vengono, non lo so, devo dire prese, qui si finisce per squalifica, per conteggio fuori al 90%, ragazzi, qua si tirano un po', sei. Dana torna su. Torna giù. Sì. Almeno il conteggio viene spezzato. Però Shayna Baszler. Ma la butta contro il paletto. Vediamo se tornerà sul ring o meno. Non lo so. Non so cosa dirvi, devo dire la verità. 3. No, ce la fanno. Dai, forse ce la fanno. Devo dire che forse ce la fanno. Cambio con Nia. Sì, Nia Jax. Tanto Nia Jax che nell'ultima puntata di Raw. Insomma, ci sono state varie voci riguardanti il suo match con Charlotte Flair, dicendo che si sono picchiate, tra virgolette, senza esclusione di colpi, ecco, diciamo, quindi odio tra le due, a quanto pare. C'è una notizia, un rumor, se non l'ho letta, devo dire la verità, su Spazio Wrestling. Se abbiamo tempo, magari facciamo un giro su Spazio Wrestling al termine del programma, ecco, tra virgolette, a leggere la notizia di Alexa e magari anche a vedere quella di Naya. Devo dire la verità, perché no, perché no. Tanto qua arriva una flatliner, insomma, di Dana Brooke. Cambio. Ginocchiato, jumping knee, non male, dai. Snapmare e calcione, insomma, sulla schiena. C'è una Baszler abbastanza fresca, qui Naya si è incazzata, allora probabilmente chiamerà una powerbomb. Esatto, la chiama. E poi gli ride in faccia. E poi il signore gli ha riso in faccia. Gli ha riso in faccia. Va bene, quello è, quello è, quello è. Cambio, hot tag. Giappone non va. Non va questo boh, body slam probabilmente. Arriva adesso questa ginocchiata. Provo lo schienamento. Uno, due, non solo uno. Mandy Rose dice di no. Mandy Rose dice di no. Allora un po' di strike, di strong style, insomma, per Shayna Baszler. Calcioni e pugni a non si dire, insomma, chiaramente ricordiamoci, insomma, il suo passato da, insomma, da MMA. Niente. Provo lo schienamento. Attenzione che Naya arriva adesso, Naya. Ce lo fa entrare? Uno,
due, ne esce, Naya non c'era. Naya non c'era, logicamente insomma la mobilità di Naya ovviamente è quella che è, fatemi passare un po' il termine, ovviamente non è ovviamente agile, anzi tutt'altro, ha dalla sua parte la forza, la potenza, è una delle più potenti diciamo così wrestler della WWE, ma come agilità ovviamente non ne ha, è forse la più lenta diciamo così insomma della federazione. Ovviamente vedete che ha una stazza imponente, insomma, dunque non può essere veloce con quella stazza. Sono pochi i wrestler a essere veloci con quella stazza, devo dire la verità. Viene caricata, viene buttata in avanti con una front slam e poi Boendero, l'arco e la freccia. Chiama qualcosa Shayna Baszler, potrebbe chiamare ovviamente la Kitty Fuda Clutch. No, arriva una suplex. No, arriva la Kitty Fuda Clutch. Kitty Fuda Clutch. Qua Brooke è nei guai. Arriva Mandy. Poteva entrare Naya, non è entrata. Interessante come schiacciata. Schiacciata accompagnata in stile, diciamo, wrestling accademico, ecco, fatemi passare il termine, wrestling scolastico, tra virgolette, chi ha capito ovviamente a cosa mi riferisco ha capito, insomma, se no, vabbè, quello che è, spero di essere stato chiaro, dai. Suplex allora, di Mandy. Bel match comunque anche questo, bello duro, duro, importante, che sembrava poter finire da un momento all'altro grazie ai conteggi fuori, ma francamente è andato avanti per la sua strada. Ora Mandy e Dana che diciamo sono in difficoltà perché francamente come vedete come vita qua, tra l'altro arriva invece la sua patentata, boh, Bed of Roses forse, 1, 2, 3, 1, 2, Shayna Baszler. Comunque la finale di Mandy, sono bello Bed of Roses, però non vorrei dire una cazzata. Allora Shayna cosa fa? La picchia un po' le gambe, con dei calci. E qua vabbè, la ghigliottina sulle corde, la strozza con le corde, direi che è palesemente irregolare. L'arbitro però devo dire che fa finta di niente, vabbè, tanto è. C'è il cambio, la porta al centro, potrebbe schienarla, ci potrebbe provare. Ci prova. 1, 2 e 3. Porca miseria, Mandy Rose, con nonchalance quasi, con nonchalance ne esce. Close line, un lariat. Ma direbbe, dice che è finita, cosa ha in mente la nostra bellissima Mandy? La tira e la butta fuori, attenzione al conteggio fuori ragazzi, attenzione. E qua la prova ributta su, ma c'è in mezzo la nostra Naya. No, la butta su Shayna allora. Shayna sale sul ring. Gut French suplex da una parte all'altra. E Gut French suplex, però la tiene. Tiene il lucchetto alla vita e gliene tira un'altra. La tiene ancora il lucchetto alla vita. No, la schiena, 1. 2 è finita. Naya e Shayna, ragazzi. Insomma, vincono, diciamo così, le più forti. Dai, diciamo le cose come stanno. Tanto sì. C'è onestamente. No! Guardate cosa succede. Guardate cosa sta succedendo, ragazzi. Guardate cosa è successo, ragazzi. Shayna qua non è stata, diciamo così, per nulla sportiva, ecco, tra virgolette. Credo che sia, non sia finita qua tra di loro. Sorprese dunque fino alla fine per il nostro WWE Universe. Abbiamo Cedric Alexander contro Umberto Carrillo, match francamente abbastanza, come posso dire, abbastanza skippabile, ecco, diciamo nel senso amichevole. Cedric Alexander e Shelton Benjamin stanno facendo coppia ultimamente, vediamo se riusciranno. Io non capisco perché
devo dire, non capisco per quale motivo hanno ora messo le sigle, le hanno vabbè, così è, ragazzi, come vedete ogni tanto giorno, tanto no. Prima esempio, con Naya non c'erano, adesso ci sono. Vabbè, io devo dire, ragazzi, che come sapete io le entrate le ho tagliate tutte, però non so perché a me ogni tanto in qualche match ci sono le entrate, si dimenticano di tagliarle, ecco, tra virgolette, come io precedentemente messo nel apposito opzione, apposito menu, vabbè. Che dire, ragazzi, quello è, dai, quello è. Ci accontentiamo, ci accontentiamo. Ci accontentiamo. Attenzione, qua è già partito il conteggio, ecco, tra virgolette, dunque non lo so. Attenzione, Azzone, che è già partito il conteggio, ragazzi, attenzione. Siamo a 6. Qua una bella assist da parte di Umberto Carillo, niente da dire. Una bella assist. Quindi 8. Cedric Alexander fa ripartire il conteggio, insomma. Non si limita a vincere per conteggio fuori, vuole vincere, diciamo, insomma, per giustizia propria. Vediamo se ce la farà. Arriva una flatliner simpatica. No, un bel fist. Viene lanciato. Torneranno mai a combattere sul ring i due o resteranno fuori a combattere per sempre? Credo che combatteranno di fuori per sempre, mi sa, eh. No, dai, forse tornano su. Sì, dai. Forse ci siamo. Back body drop. In difficoltà ora Alexander, attenzione. Viene appoggiato le corde. Mi pare il calcione, attenzione, esplode il suplex, esplode il suplex, esplode il suplex, sì, esplode il suplex. Attenzione, ragazzi, attenzione che c'è una shooting star press, una standing shooting star press, interessante. Poi cosa succede? Nulla. Not bad. Not bad. C'è una suplex. Samoan drop, keep up però. Stemmer. Cos'è? Non male, reverse DDT. Reverse DDT. Not bad, not bad. Ah, già la terza corda, chiama qualcosa, attenzione, cosa fa? Crossbody? No, Missile Dropkick, attenzione che Alexander sta per andare a prendere il match, mi sa, uno, due, e forse faceva prima a farlo contare fuori, credo, eh. Qua arriva una Ring of Saturn, interessante. Guardate che qua Alexander rischia davvero di cedere, ragazzi, sarebbe abbastanza anche una specie di vittoria non aspettata. Alexander, però, forse ne esce. Sì, direi di sì. Sì, ne è uscito. Reverse DDT. Contromossa, lo schiena. Possibile. Uno, due,
infatti, anzi, con 12 di 2 e non me l'aspettavo, devo dire la verità. Con 12 di 2 non me l'aspettavo. Qua arriva un Explode Suplex, non male, anzi, mi dà forse una Tasplex. Devo dire la verità, non vuol dire una cazzata, però forse la usava Taz ai tempi belli, insomma, della sua carriera. Qua arriva la Neckbreaker tra le corde, eccola qua. Eccola qua, eccola qua. Neckbreaker che usava, usa spesso anche Bayley, specialmente ai tempi della bracciosa, diciamo così. Qua arriva un first drop, forse, mi sembra di aver visto. Ma cosa fa Alexander? Discus Coastline. Allora lo tira al centro del ring. Lo prova a schienare? Ci prova, vediamo se passa. Uno solo. Carillo non ha, come dire, non ha paura, ecco, tra virgolette. Sta affrontando il match con tutta la grinta possibile. Qua però arriva la Lumberjack e mi sa che qua il match è concluso e Alexander se lo porta a casa. 1, 2 e 3. E Cedric Alexander, insomma, da una parte ce lo immaginavamo. Dunque Alexander e Benjamin che stanno pian piano, insomma, tra virgolette, facendo la loro strada, e si sa mai che prima o poi possano, su con vittoria su vittoria, magari arrivare ai titoli di coppia. Vabbè, ovviamente qua da quello che noi vediamo, mi sa che tra Carillo e Alexander c'è ancora qualcosa da chiarire, c'è ancora qualcosa da chiarire. Va bene, lo vedremo nelle prossime settimane. Andiamo ancora una volta avanti, passiamo al prossimo incontro, che se non erro dovrebbe essere il co-main event. Ci dovrebbe essere, se non mi sbaglio, un 3-3, infatti questo è il co-main event, 3-3 Tornado Tag, Kofi Kingston, Drew McIntyre e Jeff Hardy da una parte contro Bobby Lashley e AJ Styles e The Miz, so che non si vede, ma è The Miz. Allora, andiamo avanti. Eccolo qua ragazzi, Tornado Tag, vabbè le regole sono semplici, io comunque ve le spiego. Ovviamente si vince per schienamento e per sottomissione, si vince al primo schienamento e alla prima sottomissione, quindi non è a eliminazione come quelle che avevamo visto nella scorsa puntata di SmackDown, quindi lunedì. E niente ragazzi, ripeto, questo è un tornado, quindi come vedete tutti dentro nel ring, non ci sono i cambi. C'è un gran casino sul ring, se vogliamo andare, però ripeto, il primo che schiena barra sottomette l'avversario vince tutta la squadra. Dunque se Drew McIntyre dovrebbe sottomettere barra schienare e AJ Styles ad esempio, vincerebbero la sua squadra, quindi Drew McIntyre, Kofi Kingston e Jeff Hardy. Qua ci sono un po' di vita incrociate, nel senso che Drew McIntyre sappiamo che ce l'ha con AJ Styles. Bobby Lashley però è il contendente numero uno al titolo, dunque che è in coppia con AJ Styles. AJ Styles che è campione da WWE, The Miz che ha una rivalità aperta con Jeff Hardy, vorrebbe insomma, diciamo, cercare di conquistare la valigetta che Jeff Hardy aveva vinto qualche mese fa nel Money in the Bank. Ricordiamoci che Jeff Hardy è Mr. Money in the Bank, mentre la Miss Money in the Bank, ricordiamoci che è Carmella. Quindi attenzione sempre a loro due, ragazzi, attenzione sempre a Carmella e a Jeff Hardy, che potrebbero incassare da un momento all'altro. Attenzione. Kofi Kingston, vabbè, diciamo che attualmente non è in rivalità con nessuno, però ovviamente è un mai dire mai, ovviamente, perché Kingston è in forma ultimamente, devo dire la verità, è arrivato a 97 di over Kofi Kingston, quindi è davvero in forma ultimamente, quindi potrebbe ovviamente da un momento all'altro dire la sua, quindi attenzione ragazzi, attenzione anche a Kofi Kingston. Attenzione tra l'altro a chi vince il match questa sera, quest'oggi insomma, attenzione a chi vince il match quest'oggi. Suplex, non male, back suplex da parte di Lashley. Magari di Kingston, qua prova una gorilla press slam, arriva la DDT in, diciamo così, contro posizione, in contrapposizione di Jeff Hardy, come reversal.
Tanto McIntyre sta provando a schienare un po' tutti, ecco, perché McIntyre vuole finire il match alla svelta, insomma, vuole andare a casa, avrà qualche appuntamento, non lo sappiamo. Il fatto che Drew McIntyre comunque vuole finire il match alla svelta, perché infatti sta cercando di schienare un po' tutti, sta cercando di schienare un po' tutti. È difficile, devo dire la verità, è difficile, per certi versi è difficile pronosticare un vincitore e anche commentare, ecco, quello che sta succedendo nel ring, devo dire la verità perché insomma, come vedete ragazzi, c'è un casino allucinante, insomma, sono sei lottatori, tutti combattono contro tutti, vabbè, in verità proprio contro tutti no, perché vedete ci stanno combattendo contro mobiliari su ogni squadra, però ovviamente insomma, vedete che è un casino davvero abbastanza allucinante. Ora Drew McIntyre finisce fuori, Kingston rischia di essere preso, insomma, tra due fuochi. Infatti, come vedete, Kingston ora cerca di, insomma, diciamo, sbrogliare la matassa, però vedete che The Miz e AJ Styles stanno aiutando. Infatti, adesso Kingston subisce poi una backbreaker da AJ Styles. Arriva un belly to belly suplex, intanto over the head da parte di Drew McIntyre ai danni di Mike Mizanin. Poi arriva anche una replica di Bobby Lashley, clothesline sempre di Bobby Lashley ai danni di Jeff Hardy, Jeff Hardy che scivola fuori dal ring. Powerbomb, credo, no, Dominator, Dominator, se non erro si chiama così questa mossa, Dominator da parte di Lashley ai danni del nostro Kofi Kingston. Fa il driver intanto di McIntyre su AJ Styles, sul campione WWE. Ancora Drew McIntyre che prova lo schienamento ai danni di... mamma mia, The Miz. Mamma mia, The Miz ha salvato capre e cavoli, ragazzi. Io credo che il match poteva anche essere finito, sapete? Io credo che il match poteva anche essere finito. Credo che poteva anche essere finito. Allora, proprio non faccio con Kofi Kingston, Drew McIntyre c'è. Lashley poteva farla una guardia migliore, ecco, diciamo. Poteva fare migliore, una miglior guardia. Diciamo così. Diciamo così, vi ricordo ragazzi che siamo quasi al main event della serata, della giornata, della serata, mattina, che già era che serata, della giornata. Abbiamo poi dopo questo un promo di Asuka e poi abbiamo Alexa Bliss contro Rhea Ripley. Il titolo non in palio perché i titoli, ripeto, verranno difesi nella prossima puntata di Raw, nell'episodio 19 del nostro universo, per quanto riguarda Raw. Per quanto riguarda il Raw, invece, verranno difesi nell'episodio 18 del nostro universo venerdì mattina. Slingshot suplex da parte di Lashley ai danni di Kingston. Attenzione anche lì. Mamma mia, The Miz. Mamma mia, The Miz. Mamma mia, The Miz. Perché dato dopo Lashley aveva fatto una cazzata. Nel senso che aveva colpito involontariamente. O no, il nostro AJ Styles. L'ha colpito involontariamente o no, ragazzi? Qua tanto però, vabbè, adesso Lashley lo salva. Dai, dai, dai. Dai, non pensiamo sempre male. Non pensiamo sempre male. Scaglie finali, scaglie finali, scaglie finali. Uno, due, ne esce Kingston. Ne esce Kingston. Sbaglia The Miz, eh? Direi che sbaglia The Miz. Kingston schiva tutto. Belly to belly super su The Miz. Sono scappati tutti, ragazzi, sono scappati tutti. Degli yes kicks entrando fuori di The Miz su Drew McIntyre.
Match che può finire in qualunque momento, nel senso che può finire adesso, ma può finire anche tra mezz'ora, ecco, tra un'ora. Match che, ripeto, è davvero difficile da decifrare. I signori all'interno del ring cominciano a essere stanchi, ma ripeto, è un match che si fa fatica a decifrare. Ecco, la guerra è una reverse DDT, no, arriva una inverted suplex da parte di McIntyre. Arriva The Miz da dietro, neckbreaker. Tanto là c'è la calf crusher di AJ Styles. Io non credo che Jeff possa cedere, ma attenzione, ha ceduto, ha ceduto, ha ceduto invece, ha ceduto, ha ceduto. Io non credo che Jeff possa cedere, invece ha ceduto. AJ Styles vince quindi il team AJ Styles, Bobby Lashley e The Miz. Vincono loro, vincono loro. Risultato a sorpresa? Direi di no, perché certi vesti erano forti, erano tutti forti. Forse McIntyre e Kingston dovevano vincere i match per mettersi in mostra, ma tant'è ragazzi, tant'è, tant'è. Tagliamo i replay che francamente non ci servono, e intanto qua vincono. Quindi per certi versi vince il campione, ma vince anche lo sfidante al campione, che settimana prossima, nella prossima puntata, ripeto, di Raw, sfiderà per il titolo. Quindi ricordiamoci che ci sarà AJ Styles contro Bobby Lashley, sarà probabilmente il main event del prossimo Raw. Ragazzi, andiamo avanti, direi che possiamo andare avanti e dunque andare al promo di Asuka e poi al main event, che vedrà Alexa Bliss contro Rhea Ripley, match che ovviamente guarderà molto molto da vicino la nostra Asuka, che sappiamo essere contendente numero uno al titolo. Attenzione però, perché ricordo che per chi non avesse visto, proprio in questo episodio di Raw, nel primo match, ecco, di questo episodio di Raw, Asuka ha perso contro Charlotte Flair. Dunque attenzione, perché insomma anche Charlotte potrebbe dire la sua. È interessante vedere quello che succede, che succederà insomma nel main event, perché se Alexa Bliss dovrebbe battere Rhea Ripley, allora la prossima settimana ci potrebbe anche essere un Fatal 4-Way per il titolo di Raw. Altrimenti vediamo, altrimenti vedremo, vedremo. The belief is strong. Da una parte per lei non è una bella serata, no, perché è vero, ha perso nel match di apertura contro Charlotte Flair. Dunque sì, è vero, per lei non è una bella serata, per lei diciamo che non è una bella serata, direi di no, direi di no, direi di no. Okay. I guess believing you can do something sometimes makes it so, huh? Quindi lei, da quello che abbiamo capito, sta sul cazzo qualcuno. Vediamo chi, a chi sta, vediamo chi è insomma la prescelta, diciamo così, delle sue ire. Ovviamente insomma ce lo immaginiamo, ragazzi, diciamoci le cose come stanno. Sappiamo che ha una rivalità aperta con Rhea Ripley, quindi eccola qua, infatti, che la sta chiamando fuori. Era chiaro insomma che era la Ripley, insomma, diciamo così, l'avversaria designata, ecco, perché da una parte lo sappiamo, insomma, insomma c'è questa sfida tra lei e Rhea, che ovviamente vale il titolo di Raw. Lei ha conquistato qualche settimana fa, insomma, insomma, in un triple threat proprio contro lei, Charlotte e Alexa Bliss. Ha vinto Asuka, diventando quadro numero uno al titolo. Attenzione però che oggi ha preso una bella battuta d'arresto, francamente, Asuka, quello è vero. E dobbiamo anche sempre stare a vedere cosa succederà dopo nel main event, quando questa signorina qua dovrà combattere contro Alexa Bliss. No love between these superstars, that's for sure. And so it Allora, vediamo un po' cosa avrà da dire la nostra Rhea Ripley. Intanto saluto a tutti, buona stagione signore, quindi insomma è anche gentile, la ragazza è gentile, la ragazza è gentile. That's the kind of stuff that will drive a superstar a little crazy. Pride comes before the fall. Better watch it.
Allora, ragazzi, ricordiamoci, ecco, per certi versi, che sono curioso, ecco, diciamo, ricordiamoci, sono curioso di vedere, francamente, se anche questo segmento finisce in risa o meno. Assolutamente i promo, The ecco, diciamo, che superstar loves being vengono aggressive. in faccia a A faccia, lot of insomma, anger finisco behind those sempre words, in Alex. caciara. Vediamo se anche questo è il caso, se stavolta il match, scusatemi, promo sarà, diciamo, su un promo tranquillo, ecco, diciamo così. Vediamo, vediamo. Ieri, lunedì, in verità, ne abbiamo visto uno buono, uno tranquillo tra Sasha e Bianca, vinto da Sasha, vedo che faccia a faccia, è stato vinto da Sasha, però non sono arrivate le mani, ecco, e devo dire che è veramente, veramente raro vedere una cosa del genere, tant'è che, ripeto, sono curioso di vedere se anche questo sarà il caso, sarà il caso, sarà il caso. Vediamo, vediamo, vediamo. One of the most popular superstars in the WWE, no question. Bad doesn't even begin to describe the blood between these superstars. Lei non vede l'ora, insomma, di affrontarla, ecco, diciamo, per tappargli una volta, per tappargli la bocca una volta per tutte. Logicamente lo faranno settimana prossima, o meglio nell'episodio, ripeto, 19 del nostro universo, quando nel prossimo, appunto, episodio di Raw tutti i titoli saranno messi in palio. Dunque ci sarà sicuramente la replay contro Asuka. Sta di fatto che bisogna capire se eventualmente il match sarà un single match, se sarà un triple threat con l'aggiunta di Charlotte, se sarà un fatal four way con l'aggiunta di Charlotte e di Alexa Bliss. Chissà, chissà, chissà. Ovviamente mi raccomando, non perdetevi l'episodio di lunedì, che per quanto riguarda Monday Night Raw sarà, insomma, davvero davvero importante. Ovviamente non perdetevi anche quello di venerdì per quanto riguarda SmackDown, perché anche lì tutti i titoli saranno in palio e ci sarà davvero da divertirsi. Tutto potrebbe cambiare in una sola puntata. Quindi mi raccomando, ragazzi, stiamo attenti, stiamo attenti. Vediamo un po' come va andrà a finire questo segmento tra loro. Finisce in rissa, ecco qua. Asuka non ci sta più e parte la rissa. Eccoci qua. Eccoci qua, eccoci qua. Parte la rissa che attualmente la Ripley sta vincendo, perché è arrivata una Shin Breaker, ma poi, insomma, li sale, gli monta sopra, la prende a pugni in faccia. Asuka però si rialza e dropkick, calcione, rialza Rhea. Non passa niente, non passa niente. La Ripley allora chiama una suplex, una ginocchiata, poi una ginocchiata. Una ginocchiata, attenzione che rischia Asuka di subire il contraccolpo. Sta lì a far partire la rissa, ma rischia di perderla. Vediamo un po'. La rialza ora. Asuka arriva un German suplex. Arriva con un German suplex. E Asuka si, diciamo così, insomma, dichiara vincitrice della rissa. Arriva poi l'arbitro, come sempre, a fermare tutto. Ovviamente sappiamo, ormai le risse sono fatte così. Sono fatte così. Andiamo al main event, ragazzi, della serata. Main event che, ripeto, vede proprio Rhea Ripley fronteggiare Alexa Bliss. Match importante per Alexa Bliss, perché se dovrebbe battere la campionessa Rhea, allora potrebbe anche trasformare, diciamo così, insomma, il match di settimana prossima per il titolo di Raw. Se logicamente invece dovrebbe perdere, vabbè. Voi ragazzi qua vedete infatti che le entrate non ci sono, mentre prima c'erano. Non lo so, ripeto, vabbè, facciamo finta di niente e concentriamoci sul match, concentriamoci sul match. Ria parte bene, backdrop, o meglio back suplex forse. Niente di che, qui Alexa schiva, forearm, snap suplex, c'è. Attenzione. Schiva ancora Alexa, contrattacca ancora. Poi contrattacca Rhea. Ora la prende, credo voglia trascinare alle corde, la appoggia là. Eh sì, vediamo cosa c'è in mente. La tira di sweep.
back body drop di, della Ripley. Calcione sulla schiena. Qui forse voleva una cutter, non so cosa voleva. Resta allora ancora Diego. Poi la tira con una sweep all'angolo. Chop alla Charlotte Flair, insomma, alla Ric Flair. Questa è palesemente irregolare, ma l'arbitro non fa finta di niente. È ancora una mossa irregolare da parte di Alexa, che la, insomma, che usa il piede per ovviamente strozzarla. Provo lo schienamento. Uno, niente di che. Alexa si arrabbia. Calcione che non passa. Rhea colpisce con un calcio girato la nostra Alexa. Credo backbreaker. No, una Uranagi. Si rialza Alexa Bliss, allora veloce. Elbow non va. Crossline, Lariat e tira giù. E la Bliss a terra. Questo è una specie di crank, da quello che si vede. Cerca di svitargli la testa. C'è lo schienamento. Uno. Solo uno. Solo uno. Solo uno. Solo uno per la Bliss. Allora qua arriva, insomma, viene colpita la gamba alla Ripley con una ginocchiata, viene rialzata, credo che passi un backbreaker, eccolo qua, sì, backbreaker, backbreaker, come dicono loro, insomma, come dice il nostro amico Michael Cole, un pendulum backbreaker, sembra un po' il nome di una cosa di Yu-Gi-Oh, non so se lo ricordare, cioè di mostri pendulum, vabbè, è un altro discorso, non so se voi siete esperti di Yu-Gi-Oh, o se francamente avete mai visto l'anime, giocate, non lo so, ragazzi, vabbè, facciamo finta di niente, diciamo così, dai, questi sono i miei, diciamo così, strascichi dal mondo anime, che sapete come io sono un grande fan, un grande appassionato, insomma, degli anime giapponesi, insomma, sto guardando abbastanza bizzeffe negli ultimi momenti, negli ultimi mesi, negli ultimi anni, devo dire la verità, però, vabbè, ripeto, non so se anche voi siete come me, insomma, condividete la mia stessa passione per gli anime, o se francamente non avete mai visto uno, vi stanno sul cazzo, non so, ditemi voi, ragazzi, ditemi voi, fatemelo sapere in chat se anche voi guardate gli anime, qual è il vostro preferito, fatemelo sapere, fatemelo sapere, sono curioso, sono curioso. Allora, tanto qua uno e basta, uno e basta. Purtroppo la notifica del cellulare come sempre in mezzo alle balle, ma andiamo avanti. Qua c'è, ci sono dei pugnetti, insomma, dei pugni neanche regolari, direi, da parte di della Ripley. Arriva una suplex, una vertical suplex. Direi che per Alexa si sta mettendo un po' male in me, cioè, devo dire la verità, Rhea rischia comunque di andare a vincerselo. Sono sincero, Rhea rischia di andare a vincerselo, però stiamo a vedere, stiamo a vedere. Schienamento 1, schienamento 2, non va, non va, non va, non va, non va. Allora Rhea chiama qualcosa, vediamo un po'. Non va, non va niente, Alexa schiva tutto e... Ciopetto. Cos'è? Neckbreaker. Neckbreaker. Alexa se la tira, attenzione che qua ci potrebbe essere il ritorno di Alexa. Rhea potrebbe essere stata colpita, insomma. Attenzione, potrebbe essere stata, diciamo così, neutralizzata. Ecco, secondo me la Ripley poteva chiamare forse la Riptide e non è passata. Allora Alexa chiama adesso forse la Bliss DDT. Eccola qua, Bliss DDT. Io credo che sia troppo presto, però. Vediamo uno. Vediamo due. Alexa Bliss, signori. Alexa Bliss. Gliene basta una, come l'RKO o in verità come il pedigree dei tempi belli di Triple H. Gliene basta una e qua io direi che Alexa, per certi versi, come dicono loro, una vittoria schiacciante. Qui io credo che Alexa, credo che Alexa possa anche meritarsi un match titolato la prossima settimana. Io quindi direi che la prossima settimana il match della Ripley dovrà difendere il titolo in un Fatal 4-Way contro Charlotte Flair, Asuka e Alexa Bliss. Direi che questo è il match che ci sarà per la prossima puntata di Raw. Andiamo avanti, ovviamente qua ragazzi passiamo a SmackDown.
Passiamo a SmackDown. Uno SmackDown che però ovviamente ce ne occuperemo venerdì. Ce ne occuperemo venerdì. Credo che però oggi la live, insomma, sta svolgendo al termine. Vorrei, evidentemente, vado prima di tutto insomma, in fotocamera, diciamo, cioè insomma, schermo grande, ecco, tra virgolette. Come abbiamo detto, volevo farvi vedere, ecco, tra virgolette, la notizia per quanto riguarda Alexa Bliss. La sto cercando, ragazzi, adesso ve la faccio vedere, ecco, tra virgolette, come abbiamo detto. C'era questa notizia, ecco, se ovviamente riesco a caricare il sito di Spazio Wrestling, perché francamente non me lo sta caricando, devo essere sincero. E vediamo, ragazzi, se ce la faccio. Mi sa di no, ragazzi, mi sa di no. Non, mi sa di no, mi sa di no, mi sa di no. Volevo farvi vedere la notizia riguardante la Bliss, ma francamente mi sa che non me la fanno. Non mi sa che non la posso, non ve la posso far vedere. Non ve la posso, mi sa, far vedere, devo dire la verità. Vediamo, riprovo a caricare. Mi sa di no. Mi sa di no, ragazzi, mi sa di no. No, infatti, mi dà errore, non. Spazio Wrestling, a quanto pare, non è disponibile. Almeno a me non mi fa entrare nel sito. Devo dire la verità. Devo dire la verità. Aspetta un attimo, ragazzi, che provo onestamente su Google. Vediamo un po' se riesco. Vediamo un po' se riesco, ragazzi, da qua. Vediamo, 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 vediamo. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo se riesco a entrare nel. Sì, eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua, ce l'ho fatta. Allora, c'era la notizia, c'era la notizia. Allora, vediamo un attimo, vediamo un attimo. Eccola qua, eccola qua. Adesso ve la faccio vedere, ragazzi. Adesso ve la faccio vedere quando riesco a tirarla fuori, ragazzi, perché devo dire che purtroppo non so perché, ma non sta funzionando un cazzo, devo dire la verità. No, non sta funzionando niente. Non posso andare dentro la notizia. No, quanto pare no. A quanto pare no. Aspettate, vediamo se riesco a fare qualcosa, ragazzi. Sto cercando. Vediamo, vediamo, vediamo se riesco, perché francamente non riesco. Vorrei farvi vedere la notizia, ma purtroppo mi sa che non riesco a farvela vedere. Devo dire la verità. Vediamo un attimo se riesco a farvela vedere. La notizia riguardante appunto la Bliss, ma credo che sia impossibile farvela vedere. Forse ce la facciamo, forse ce la facciamo. Forse ce la facciamo. Spazio Reste, che è un sito francamente DM, perché devo dire che è pieno di pubblicità, non so voi ragazzi, ma per l'amor di Dio, diciamolo in faccia. Allora, onestamente, allora, eccola qua, ve la faccio vedere, ragazzi, ve la faccio vedere anche a voi, anche a voi. Dovreste averla, dovreste averla. Aspettate, ragazzi, un attimo, che vediamo se riesco a farvela vedere. Vediamo se riesco a farvela vedere. Allora, dovremmo esserci, dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Eccola qua, ragazzi, eccola qua. Dovremmo esserci, dovremmo esserci. Come vedete, ragazzi, la puntata appunto della notte scorsa, insomma, ci ho fatto spunti, tanti spunti. Ho visto il protagonista, le partecipanti, però Alessa Bliss, la sua assenza non è stata ignorata dai fan, che sono fatti molte domande. Wrestling News ha provveduto a fornire degli aggiornamenti a proposito del non utilizzo di Alexa, rivelando che Vince McMahon ha avuto un ruolo molto importante in quella decisione. In realtà c'erano dei piani per Alessa Bliss, ma dopo che Vince McMahon ha messo mano al copione di Raw, tutti i piani per lei sono andati in fumo. Anche se Alessa ha poi commentato la sua assenza con un tweet: "Ah, ah, non mi sono persa Raw, ero molto molto presente". Quindi, come vedete, ragazzi, non lo so, devo dire che non lo so, ripeto, ragazzi, non lo so, non so neanche cosa dirvi. Nel senso che la ragazza c'era, i piani per lei c'erano, come regola doveva, tutti si aspettavano, ecco, per certi versi, insomma, di
per tutti i precedenti, tutti si aspettavano di vederla, insomma, feudare, fatemi passare il termine, con Charlotte Flair, però poi Vince McMahon ha cambiato i panni appunto dell'ultima puntata di Raw e francamente il tutto è andato a farsi benedire. Non lo so ragazzi, non lo so, come avevo promesso, vi avevo promesso insomma appunto che vi avrei fatto vedere la notizia e questo è quanto, non lo so ragazzi, devo dire non so che cosa dirvi, non so che cosa dirvi, sta di fatto che appunto la ragazza comunque sta bene, era presente anche appunto durante la puntata di Raw, poi non so per quale motivo ma secondo me ha deciso di mandare tutto a donne di facce di costumi e di puntare probabilmente in rivalità con Charlotte, Nia Jax, devo dire che non ho capito per quale motivo, ma questo è il bello della WWE, no? Tra virgolette, sono sarcastico, in questo momento devo dire la verità, sono sarcastico. Vabbè ragazzi, quello è ragazzi, quello è. Beh, che dire ragazzi, io direi che siamo arrivati alla fine, ci sono tante altre news su Spazio Wrestling, se volete da approfondire vi consiglio di farci un giro se volete, ovviamente è un sito simpatico nel senso che riporta tanti rumors, tante news, devo dire purtroppo che è pieno di pubblicità, si fa fatica un po' a entrare, devo dire nel sito, come infatti avete visto, ho fatto una fatica della Madonna ad entrare e devo dire nel sito perché ripeto è pieno di pubblicità. È pieno di clickbait, insomma, è pieno di DM. Ecco, diciamoci le cose come stanno, però è comunque un buon sito dove ci sono sempre recensioni riguardanti i vari show e tutto il resto. Siamo molto puntuali anche a recensire, a dare risultati dei vari show, che sia WWE, che sia IW e via discorrendo, proprio poche ore al termine dell'evento. Quindi ripeto, se vi interessa, fateci un salto, ragazzi. Ripeto, Spazio Wrestling lo trovate, insomma, in generale, diciamo, Spazio Wrestling su Google, lo trovate sicuramente. Ci sono tante notizie interessanti. Ripeto, e tanti rumors, tanti rumors, tanti rumors in particolar modo. Detto questo, ragazzi, io direi che per oggi la live termina qua. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito, ringrazio ovviamente quelli che sono stati con me, ringrazio quelli che sono passati per farmi un saluto. Grazie a tutti, ripeto, grazie a tutti. Ragazzi, vi ricordo quindi ultima precisazione prima di insomma, salutarci. Vi ricordo che ci vediamo domani mattina, ovviamente, intorno alle 10, 10:30. Poi, ovviamente, vi farò sapere su Instagram. E per quanto riguarda appunto Instagram, mi raccomando, ragazzi, oggi pomeriggio, insomma, intorno alle 5 di pomeriggio, insomma, verso quell'ora lì, quindi in tardo pomeriggio, posterò una storia riguardante la live di domani. È un sondaggio che voi dovete votare riguardante la live di domani. Quindi mi raccomando, ragazzi, votatela. Votate quello che ovviamente ritenete più opportuno perché andrà appunto a incidere sulla live di domani mattina. Quindi mi raccomando, ragazzi, votate, votate, votate perché ripeto, questo sondaggio andrà a incidere sulla live di domani mattina. Quindi mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, votate, votate, votate. Ripeto, è importantissimo, è importantissimo. Detto questo, per quanto riguarda l'universo, il nostro universo WWE, quindi l'episodio 18 che sarà dedicato a SmackDown, ovviamente ci rivediamo venerdì con tutto questo, venerdì mattina. Vi ricordo ragazzi, mi raccomando, che le prossime puntate del nostro universo di, la 18 che andrà in onda venerdì mattina e sarà dedicata a SmackDown e la 19 che andrà in onda invece lunedì prossimo e sarà dedicata a Raw saranno due puntate importantissime perché signori saranno dedicate alla difesa dei titoli, tutti i titoli ragazzi saranno messi in palio, quindi mi raccomando non mancate perché se ne vedranno delle belle, il panorama di Raw e di SmackDown potrà cambiare da un momento all'altro, insomma, quindi mi raccomando, non mancate. Grazie, ripeto a tutti.
Vi ricordo ragazzi che se volete potete ovviamente abbonarvi al canale gratis tramite Amazon Prime, basta collegare insomma il vostro profilo Twitch ad Amazon Prime se ovviamente ce l'avete e potete ovviamente abbonarvi al mio canale insomma gratuitamente, quindi voi non spendete neanche un centesimo mentre insomma io ovviamente ottengo la sub che mi aiuta ovviamente a sostenere il canale. Detto questo, vi ricordo che potete anche seguirmi fuori da Twitch sui vari miei social, basta cercare KiritoCM87 e mi trovate sicuramente. Ricordo ragazzi, mi raccomando, ripeto, mi raccomando, ci tengo davvero tanto al sondaggio che lancerò oggi su Instagram. Ripeto ragazzi, mi raccomando, oggi pomeriggio intorno alle 5 uscirà un sondaggio riguardante la live di domani. È davvero importante, ripeto, è davvero importante per la live di domani, quindi mi raccomando ragazzi, votate, votate, votate. Sarete voi insomma decidere, diciamo così, il futuro della live di domani mattina, quindi mi raccomando, votate, votate, votate. Grazie ancora a tutti ragazzi, grazie ancora a tutti, ci vediamo domani mattina verso 10:10:30, poi ovviamente vi farò poi sapere su Instagram e mi raccomando ragazzi, votate, votate, votate il sondaggio che posterò oggi pomeriggio su Instagram. Votate ragazzi perché è importante per la live di domani. Ci vediamo domani mattina. Ciao belli e grazie ancora.